Amici ed amiche di Elite Shopping, bentrovati e bentrovate. Siamo in un importante studio milanese, ospiti di un artista del quale tra breve parleremo, tra l'altro esaminando i lavori che nel corso dello speciale televisivo che andrà in onda a breve avremo l'opportunità di esaminare assieme. E che invece in questa bella giornata di luglio siamo venuti a intervistare appunto ospiti nel suo studio. L'artista del quale parliamo è naturalmente il maestro Umberto Mariani, al quale do il buongiorno e che naturalmente ringrazio per la sua ospitalità, grazie infinite. Complimenti per lo studio, tra l'altro è veramente bellissimo. Benvenuti a voi. Grazie, grazie maestro. Allora, prima di iniziare, davanti a me c'è tra l'altro un lavoro che maestro sta, non voglio dire finendo perché non so neanche di preciso a che punto no, si trovi, comunque siamo probabilmente all'inizio addirittura in realtà, sì. Quindi io avrete pazienza se mi distraggo perché sono affascinato proprio dal lavoro che davanti a me si sta prendendo la sua forma pseudo definitiva. Però prima di iniziare a parlare di pittura, prima di iniziare a parlare di percorso culturale, prima di iniziare a parlare di formazione, preparazione, insomma del percorso Umberto Mariani, c'è un evento che mi piaceva disquisire assieme a lei, che è in corso proprio in questi giorni. Si tratta di una mostra veramente notevole, anche per quanto ho avuto modo di vedere quando abbiamo esaminato le fotografie qui in studio assieme. Cioè, veramente una gran bella mostra, anche per allestimento, e a Firenze, è tra l'altro in una location nobilissima che è il Palazzo Medici, insomma, Medici Riccardi, che è un luogo veramente sensazionale, quindi deve essere un onore anche solo poterci riportare. Che gronda arte! Ma veramente. È un luogo che gronda letteralmente arte. E che è una mostra che si intitola Le vesti di Saturno. Attorno al quale mi sarebbe piaciuto che raccontasse qualcosa al pubblico di Elite Shopping. I nostri amici e le nostre amiche sono probabilmente curiosi e curiose di capire un po' come nasce questa mostra. E poi è curioso anche il titolo, che è Le vesti di Saturno. Dunque, il titolo è nato dal fatto che io utilizzo in questi ultimi 20 anni, praticamente. Sì. Il materiale che io uso prevalentemente è la lamina di piombo. Sì. La lamina di piombo nella mitologia greca, il piombo era collegato con Saturno. Ah, ok, non sapevo. Era collegato con Saturno. Saturno era il dio protettore dei fabbri, dei fonditori, dei maniscalchi, tutte queste cose, per cui il piombo era un elemento che era molto affine. Che gli apparteneva. Saturno, che gli apparteneva. Okay. Questo. E da qui le vesti di Saturno. Ecco, le vesti di Saturno, perché poi il riferimento è quello delle vesti, perché il mio lavoro è un lavoro che si rifà, come mi raccontava un po' l'altro giorno, proprio a questa idea di drappo, di veste. Ecco, nella storia dell'arte il drappeggio, esatto, che avvolge le figure ha avuto un ruolo importantissimo. Importantissimo. Certo. A me la prima cosa che viene in mente è la pittura romantica francese, tipo, che è ricchissima di questi drappi, certo, al maschile e al femminile. Questo, il periodo barocco poi esagerato. Ecco, appunto, è proprio l'esagerazione del ma tra trapeggio. L'altro mi faceva vedere addirittura delle statue egizie che risalgono addirittura a era precristiana, ecco, che hanno già dei drappeggi in pietra addirittura. Beh, certamente, nella statuaria egizia esistono numerosissimi soggetti, elementi, statue, sì, così, dove c'è il drappeggio presente. Il drappeggio era presente. Ed era presente in forme geometrizzate, che è quello che uso io. Cioè, non uso il drappeggio in senso, meno in questi anni, in questo, certo, momento, non uso il drappeggio come può essere inteso nell'epoca barocca, cioè sì, il grande tendaggio gonfiato dal vento, esatto, perché diventa questa vela straordinaria. Esatto. Così, no? Io piuttosto mi riferisco ai modelli di drappeggio delle epoche appunto più antiche,
e poi il, tutto il lunghissimo periodo della, della pittura che medievale, sì, dove il drappeggio era fortemente stilizzato, sì, e geometrizzato. Okay. Ecco, io faccio riferimento a... È una mostra antologica che parte addirittura dagli anni 60. Sì, la prima opera è del 67. Sì. Del 67. Tra l'altro, io ho già visto alcuni lavori guardando un po' di libri che parlano di lei, di quel periodo. Ho visto anche attraverso le fotografie quelli che ha esposto. C'è una sorta di assonanza? Lei mai quantomeno stata attribuita, punto di domanda, una coerenza estetica che la lega a un momento pop della sua carriera? Beh, o no? No, è una domanda, no, io non ne sono, sono una curiosità. No, diciamo che i miei lavori degli anni 60, fine anni 60 fino ai primi anni degli anni 70, 73-74, erano sicuramente dei lavori che risentivano fortemente della, di questa ondata, sì, straordinaria internazionale che ha stravolto il mondo, tutto il mondo, tutto, sì, il mondo occidentale, ma non solo, della pop art, insomma, sì, inglese americana, ecco, e anche la nostra probabilmente. Beh, certo, anche in Italia abbiamo avuto sicuramente dei riflessi fortissimi, sì, e così. Ecco, io però fin dal 1968, sì, in un certo senso prendevo un po' le distanze, sì, dalla celebrazione feticistica dell'oggetto in chiave pop. Sì, alla Warhol, tanto per capirci. Americana, sì. Warhol, Lichtenstein, Oldenburg. Sì, tutta la squadra. Tutta, insomma, la squadra, ecco. La squadra, perché del lì, football, lì è stato un momento di celebrazione della civiltà del consumo. È stato. Sì, assolutamente. Senza nessuna pur minima annotazione critica. Mentre nella pop art inglese, i pop artisti inglesi avevano un... Forse perché l'Europa ha tradizionalmente mente, ecco, esatto, dei momenti diverso, più riflessivi, sì, riflessivi, esatto, la pop art americana è stata proprio la celebrazione, sì, del niente, del consumismo. L'oggetto era diventato il centro dell'universo. Ecco, questa okay, è chiave qua. Al centro del suo lavoro, quantomeno intellettualmente, c'è una fase che vive proprio la città, la sua città, che è la città di Milano, e che è questa fase di cambiamento importante che avviene proprio nella seconda metà degli anni 60, quindi c'entra perfettamente anche il momento d'origine della sua pittura, che è il cambiamento di una città che da industriale, quasi bellica oserei dire, perché è tutta industria pesante di fatto, si trasforma o inizia quantomeno a cambiare pelle e inizia proprio il suo percorso di trasformazione in capitale internazionale, peraltro, non solo italiana, del design, della moda, della bellezza. Quindi si toglie di dosso il vestito rude della città industriale e si mette l'abito elegantissimo della capitale europea, davvero, del design e della moda. Anche mondiale. Perché... sì, della moda mondiale. Sì, esatto. Il design è una bella battaglia, però, ecco. E punto uno, come questo discorso entra nel suo lavoro? Punto due, come è stato viverlo, questo cambiamento? E dunque, io diciamo così proprio
ideologicamente, penso che sia indispensabile che gli individui si rendano conto di cosa succede intorno a loro. E perché questo dà consapevolezza e partecipazione. Certo. Altrimenti l'altra possibilità è quella del menefreghismo, dell'assenteismo. Allora, in base a questi principi, evidentemente io captavo questa trasformazione proprio che quasi a livello antropologico della città, perché prima i protagonisti, appunto nel momento così della Milano come capitale industriale d'Italia, dell'industria pesante e così, i protagonisti erano tutte blu, erano gli operai, protagonisti erano questi. Erano loro. Mentre negli anni 60, specialmente dalla metà, seconda metà degli anni 60, è cambiato il panorama della città, è cambiato. Ma c'è proprio anche il suo skyline, il suo aspetto, è proprio cambiata anche fisicamente. Beh, diciamo che intanto le grandi industrie milanesi o hanno chiuso oppure si sono trasferite in altrove, periferia. Per cui già questo era un cambiamento che si sentiva proprio sulla vita quotidiana, sul tessuto sociale. Certo. Questo è il. E poi l'economia, anche il tipo di la struttura economica, piuttosto che appunto dal campo dell'industria, si era trasferita piuttosto nel settore dei servizi. Cambia di fatto. Connotava proprio il lavoro degli individui, delle persone che stavano a Milano, era un altro lavoro, con delle finalità diverse, con un tipo di economia diverso. Per cui c'era proprio la città si stava trasformando. Assolutamente. Trasformando. Questo tra l'altro assurge a una sorta di appartenenza di base alla pittura, ad un concetto, che è quella di essere, tra le altre cose, anche narratrice del suo tempo. Quindi, per certi versi, il suo lavoro di quel periodo, tra l'altro, rispetta l'ambiente quasi fotografico, cioè fotografo il mio tempo. Cioè, no, questo sta succedendo, mentre io dipingo sta succedendo questo. E un po'... La testimonianza. Esatto. È un po' funge proprio da testimonianza di un momento della vita, non solo milanese, ma credo anche più ampiamente, anche lì, forse più ampiamente internazionale, forse è un po' più ampio il cambiamento. Beh, sì, cioè non è che in Italia avvenisse un fenomeno unico, isolato, certo, così. Esatto. È un fenomeno che... Era un vento più ampio. Un vento più ampio. E nel suo lavoro, invece, parlando proprio specificatamente di pittura, il riflesso, a parte quello di diventare simbolo di un momento, ma il riflesso proprio sull'immagine, sulla scelta estetica, qual è? E dunque, io in quegli anni inizio il ciclo che ho chiamato degli oggetti allarmanti. Gli oggetti allarmanti, poi in termini molto banali sì. Tutti lo chiamano le poltrone con le gambe. Ah. In cui, ecco, però il poltrone con le gambe spiega meglio il cosa. Perché c'erano degli oggetti, dei design, che erano appunto le poltrone, cuscini, insomma, cose, che io facevo diventare delle... Li antropoformizzavo, perché poi diventavano appunto dei fantocci. Dei soggetti. Erano come dei fantocci che avevano gambe e mani, che poi erano stivali e guanti, perché non erano proprio le mani nude, ma era il guanto, perché il guanto appartiene al mondo della moda, lo stivale anche. Mentre l'oggetto è proprio il mondo del design, abbraccia perfettamente entrambi i contesti dei quali parlavo prima. Io al momento non ero consapevole di questo fatto, io sentivo che questa tematica per me era importante, era urgente. Certo. E così. Poi sono stati dei critici che mi hanno detto, a distanza di qualche anno, ma tu hai testimoniato la trasformazione economica,
sociale, antropologica della tua città. Tra questi c'è anche Restany, se non sbaglio. Certamente. C'è anche Pier Restany, del quale leggevamo proprio un passo la settimana scorsa, tra le altre cose. Poi arriva il piombo. Passando attraverso, no, chiedo scusa, il piombo arriva dopo di lui, dopo delle lettere, arriva dopo una pittura che prende già in considerazione in maniera, oso definirla iperrealista praticamente. Più vero del vero, tanto da avvicinarsi al quadro e dire ma è dipinto o lo gratti, no? Quindi prima c'è questa fase che è la fase delle lettere, che adesso ci racconta, e poi si arriva al piombo. Questa sostanzialmente è l'evoluzione che ci porta fino ad oggi. Ecco, a metà degli anni 70 tutta questa problematica di cui dicevamo prima, diciamo, era risolta, sì, in un certo concluso. Senso. Era concluso. Il cambiamento. Era in atto e la città viveva già una cosa. Però si affacciavano delle altre problematiche. Nuove, esatto. Che erano stati detti dai filosofi, dai sociologi, problemi di carattere comunicativo. Il momento in cui nasceva la coscienza che esisteva un problema della incomunicabilità. Sì. Cioè gli individui vivevano all'interno di un loro mondo, di una loro cosa, però le possibilità di contatto, di interscambio, di confronto con altri individui diventava sempre più difficile. Più complesso. Ecco, io ho anche questo, no, ho captato, sentito, che c'era nell'aria, leggendo le cose, emergevano sempre questo tipo di argomento. E ho pensato che fosse possibile dare forma, che era, diciamo, questo era un problema veramente legato alla psiche dell'individuo, così, per cui molto astratto. Sì, in realtà, certo. è molto astratto. E io ho pensato invece che potevo dare corpo e forma a questa problematica utilizzando un'idea di Piero Manzoni. Mm. Piero Manzoni aveva le opere forse più famose sono di Acrom. Esatto. L'Acrom è la negazione della pittura. Esatto. L'opera a quale viene sottratta il colore, no? Ha come scopo ultimo quello di esaurire, tra virgolette, la sottrazione, esatto, del colore. Ecco, io ho creato questa serie di opere che ho chiamato dell'alfabeto afono. Esatto. Che esattamente questa idea di Manzoni, che lui poi realizzava con materiali completamente diversi. Certo, perché lei dipingeva Manzoni, no? Ecco, ad esempio, giusto per dire una differenza, questo tra pittori fa la differenza, secondo me. Certo, fondamentale. Però, ecco, però diciamo che lo spunto, no? Ho pensato che se io cancellavo in qualche modo le lettere dell'alfabeto, sì, o le imbavagliavo, certo, ecco, io facevo un'operazione che era di visualizzazione, sì, di materializzazione di questo concetto puramente filosofico, astratto, sì, sociologico dell'incomunicabilità, dei problemi di comunicazione, sì, ecco, che drammaticamente, tra l'altro, tornano brutalmente in causa come argomento di discussione di nuovo tra sociologi, filosofi, sì, proprio nell'ultimo decennio. Beh, certo. Quindi è un problema che noi percepiamo oggi in maniera durissima, ma che in realtà, testimonianza sono i suoi lavori, esiste già dagli albori degli anni fa. Esatto. Diciamo, molto lontane. La prima presa di coscienza di questo problema è metà degli anni 40. 70. Sì, di 40 anni fa. Sì. Accidenti. Anni fa. Ecco, è questo. Poi, dopo questa serie dell'alfabeto afro, così ho affrontato il problema delle relitti di scena. Sì. Questa è una provocazione che ho raccolto dalla Transavanguardia. Mm. Bonito Riva diceva che nell'opera bisogna riproporre una teatralità, sì, dell'opera per contrapporsi all'esasperato ormai
negazionismo estetico della pittura concettuale cosiddetta tale. Del minimalismo della pittura concettuale. Allora, il bisogno di restituire al mondo dell'arte una sorta di teatralità. Sì. Una sorta di valore scenografico dell'opera d'arte che esamina. Ecco, la tela ritorna a essere il centro di un, di un racconto. E sulla tela avviene di tutto, ci sono i personaggi che volano, quelli seduti, poi ci sono gli animali, i fiori e tutto certamente. Questo avviene. E io non avevo assolutamente, non vivevo all'interno di questo gruppo che è stato definito della Transavanguardia, no? Però io ho detto va bene, è vero. Restituiamo È vero, serve, è utile. Serve, è utile. Sì. Però che cosa mi sono ispirato? Mi sono ispirato a De Chirico. Mm. Le piazze di Italia sono dei meccanismi scenografici. Sì, è vero. Spesso De Chirico addirittura crea l'impiantito del palcoscenico, le tavole del palcoscenico che servono da prospettiva, no? Sì. Le piazze sono spesso parchettate. C'è il parquet della piazza, ecco, cui è uno spazio teatrale, poi l'uso delle luci, delle cose. È sacrosanto. Molti dipinti, addirittura della prima stagione metafisica, sembrano impianti scenografici. Impianti scenografici. Verità. Ecco, allora io mi sono... o meglio, lettura ricollegato coerente a questo, e Magritte è stato quello che ha capito per primo l'importanza che aveva De Chirico. Infatti poi dopo nella pittura surrealista De Chirico è stato considerato veramente come un anticipatore straordinario. Assolutamente sì. Per cui io, dallo stesso Breton, tra l'altro. Breton, certo, sì, esattamente. E allora io, prima con De Chirico e poi con Magritte, ho costruito proprio degli impianti scenografici, utilizzando la prospettiva, utilizzando anche diversi materiali. Per esempio, io dipingevo dei drappeggi e accanto a questi ponevo dei drappeggi veri. Sì. Per cui c'era questo rimando tra la finzione e la realtà. Esattamente. Tutto questo poi, che poi era anche la problematica pirandelliana. Sì. Il teatro è vita, ma la vita è arte. Esattamente. Ecco, tutti questi rimandi qua. E poi diciamo che nei miei lavori più recenti... Sì, un attimo però, perché queste continuano ad essere ancora opere assolutamente, se non fatta eccezione per l'ingresso di un probabile drappeggio che funge proprio da contraltare quasi surreale a quello dipinto, però siamo ancora nel campo della pittura allo stato puro. Il piombo quando entra a far parte del suo lavoro e perché? In parte me l'ha già spiegato prima, cioè già in epoche antichissime il piombo era considerato un materiale addirittura legato alle divinità, da lì il titolo della mostra. Della mostra. Quindi c'è una parte di spiegazione già me l'ha data. Ma dunque, il piombo io ci sono arrivato proprio per uso tecnico, passi, anche per tra l'altro passi. Mi diceva. Nelle queste scenografie, queste reliti di scena, io utilizzavo, per esempio, per avere una citazione De Chirichiana più precisa, io costruivo delle bandierine con la lamina di piombo e le mettevo sul fondo di queste prospettive così vere e false allo stesso tempo. No? Esattamente, perché in De Chirico l'unico elemento che si muove all'interno delle cose è questa bandierina. Sì, oppure il trenino. Qualche volta il trenino, ma molto spesso c'è una bandierina che si muove nel vento. Vero. È l'unico elemento. Allora io, usando questa eccezione, ho cominciato io non la dipingevo la bandierina, la creavo e la creavo con questa lamina di piombo. Poi ho cominciato a trovarci gusto, perché vedevo che mi portava certi risultati, finché ho capito che io potevo ricreare quei drappeggi che io una volta dipingevo, li potevo
creare uguali identici attraverso la lamina di piombo. Dando la terza dimensione, perché creando proprio il rilievo attraverso la lamina di piombo. E a partire dagli anni 90 io ho praticamente il mio lavoro è concentrato proprio su. Quindi i primi piombi compaiono sostanzialmente tra la fine degli anni 80 e i primissimi anni 90. 90, esatto. Ok, 90, perfetto. Esatto. E all'interno dei suoi, non all'interno, chiedo scusa, come contenuto dell'opera d'arte che guardiamo oggi, di fatto ritroviamo ancora tutta una serie di elementi che appartengono realmente poi ai momenti che ci ha raccontato. Perché quando la forma celata è una lettera, io di nuovo probabilmente sto entrando in contatto con quel periodo. E invece quando è ad esempio magari, che ne so, un oggetto, tipo un rombo piuttosto che un cerchio o un altro qualsiasi oggetto, probabilmente invece sto di nuovo entrando in contatto col periodo dei rilitti di scena, dei rilitti scenografici. Sì, e poi diciamo che certe forme simboliche, sì. io le uso perché sono talmente, che l'ellisse per esempio, che è un elemento che io uso molto spesso, è una forma che è carica di storie, di significati. Nel periodo barocco l'ellisse era, che veniva usata anche nelle piante degli edifici. La piazza San Pietro a Roma del Bernini è un'enorme ellisse. Ma perché non un cerchio? Sì. Perché sì, non un cerchio, un'ellisse? Perché l'ellisse è una forma dinamica, una forma che non si costruisce attraverso delle regole geometriche. Sì. Si costruisce solo attraverso un sistema empirico. Per cui è una forma sfuggente, è una forma dinamica, che erano concetti che corrispondevano alle esigenze degli architetti e degli artisti barocchi. Certamente. Quindi, per cui io spesso nei miei lavori compare questa ellisse. C'è molta geometria, tra l'altro, perché spesso la forma celata è un rombo, spesso la forma celata è un cerchio, spesso la forma celata è un'ellisse. C'è molta geometria. Ecco, sì, c'è una geometria, però vedi che anche il rombo non è quasi mai un rombo regolare. No, è vero. È un rombo irregolare. E quasi poi sempre, non sta collocato su un asse ortogonale, è inclinato secondo le diagonali, per sempre un'esigenza di un'esigenza dinamica. Un'esigenza dinamica. Perfetto. L'immagine che scatta e si muove perché lo spazio che occupa non è appunto uno spazio statico, ma uno spazio dinamico esso stesso. Ecco, certo. Maestro, lei è stato allievo di Achille Funi. Sì, allievo chiedo particolare. Scusa, allievo particolare, perché tra l'altro assistente di studio. Assistente di studio, sì. Com'era sì. Funi? Che è un artista che tutti ricordiamo, è stato grandissimo. E dunque, Achille Funi è un personaggio bravissimo pittore. Di una loquacità quasi nulla. Parlava pochissimo. Parlava pochissimo. Io ho un ricordo, lavoravo nello studio da lui, a un certo punto lui mi chiede: Mariani, ti piacciono le donne? Io avevo 20 anni, 21 anni, ho detto: beh, sì, certo che mi piacciono. Silenzio. Dopo 10 minuti, sta attento perché ti fregano. C'è scoppio ritardatissimo. Ecco, questo era il... Sì, era la dinamica discorsiva del maestro Funi. Ecco, sì. Poi, d'altra parte, invece, per me, ma non solo per me, perché bisogna pensare che negli anni in cui ero a scuola di Funi, nei 4 anni che ho fatto l'Accademia a scuola di Funi, contemporaneamente a me c'era Valerio Adami, Attilio Forgioli, Gianni Colombo, Grazia Varisco. Però, ecco, per dirvi, bell'aula, con rispetto e il Gianni Colombo, Boriani, Boriani era il trio del gruppo cinetico milanese. Esatto. Ed era, al primo momento sembra anacronistico che questi qui, già allora avevano iniziato le loro esperienze cinetiche, che frequentassero la scuola di Funi, qui c'era il classicismo, era allo stato puro. Allo stato puro, no? Esatto. Però quello che loro, e io altri, abbiamo apprezzato molto era
l'insegnamento del metodo di lavoro. Mm. Cioè l'approccio non era mai un approccio di fantasia, di cose così, ma c'era sempre un'empiricità. Ecco, una professionalità e tutto doveva essere pensato, calibrato, organizzato. Questo è stato, per me è stato fondamentale, questa esperienza. Anche il fatto di averlo appreso. Perché nel frattempo arriva il 68. Dopo ho avuto altri 5 anni successivi alla scuola di frequentazione, perché abbiamo realizzato delle grandi decorazioni ad affresco, in banche, in chiese, cose così. E per me questa... Poi l'altra cosa che mi è rimasta, di cui sono fiero, è che io progetto in grande. Cioè io faccio prima l'opera grande. Sì. No, perché mi convolge. Poi faccio le opere più piccole. Diciamo che il procedimento normale è che si fa il bozzetto, poi si fa il bozzetto un po' più grande e poi si realizza l'opera. Io invece viaggio al contrario. Io faccio l'opera grande perché mi coinvolge la poi per necessità, per esigenze anche di mercato, di mercati, richieste dei mercanti, così, faccio le opere più piccole. Maestro, grazie infinite della sua ospitalità, grazie moltissime di averci permesso di conoscerla meglio, di aver avuto l'opportunità con lei di chiacchierare di pittura a 360 gradi, che è sempre un piacere, e poi nello specifico anche del suo lavoro, che a questo punto tra breve il pubblico di Elite Shopping istante e avrà l'opportunità di esaminare dettagliatamente un lavoro dopo l'altro. Grazie infinite, grazie ancora a voi e a prestissimo arrivederci, maestro. E buon lavoro, grazie a voi. Amici e amiche care, 30 secondi, tempo di salutarci ora per ritrovarci in studio e parlare delle opere di Umberto Mariani.